Su questo biglietto sono scritti, un po' in arabo, un po' in tedesco, insulti a sfondo sessuale e frasi oscene, come se gli autori degli abusi e delle violenze di fine anno a Colonia avessero organizzato e messo nero su bianco un piano di molestie da seguire alla lettera, tutti insieme, nei confronti di decine e decine di donne. In totale, in 170 hanno sporto denuncia, 120 di queste per motivi sessuali. Il biglietto pubblicato dalla Bild è stato trovato dalla polizia in tasca di uno dei due giovani nordafricani fermati nella notte e poi rilasciati perché i sospetti a loro carico non erano sufficienti. Nel cellulare di uno dei due era memorizzato anche un video con scene di aggressioni vicino alla stazione. Il fatto che fra i 31 arrestati più della metà, cioè 18, siano richiedenti asilo in Germania ha fomentato la polemica politica. Nessuno dei profughi identificati però sarebbe collegato a casi di molestie. Tutti i 18 sono stati denunciati per furto. Una patata bollente da gestire per Angela Merkel, che dopo l'apertura ai rifugiati siriani adesso è ancor più sotto il tiro delle opposizioni. La cancelliera però ribadisce che non si tratta di un problema riguardante i profughi, ma di un caso di criminalità e che anzi serve verità, perché altrimenti si creerebbe un danno alla maggioranza degli immigrati che non ha colpe e che cerca protezione. A vaglio della Merkel, un inasprimento dei criteri che regolano le espulsioni. Nell'occhio del ciclone anche le forze dell'ordine di Colonia, per via di come hanno gestito la sicurezza e le informazioni dopo i brutti fatti dell'ultimo dell'anno. Per questo il capo della polizia è stato mandato in prepensionamento. Intanto racconti simili a quelli di Colonia, altrettanto orribili, arrivano da altre città tedesche e non. Gruppi di uomini avrebbero molestato donne ad Amburgo, Salisburgo, Zurigo, Helsinki e nella cittadina svedese di Kalmar, episodi comunque isolati che non avrebbero alcun legame con quanto accaduto a Colonia. Yeah.